E ora Gesù viene provocato da una delle categorie sociali del suo tempo. La domanda alla quale deve rispondere è giusto o no pagare il census, cioè la tassa per Roma, la tassa per Cesare? In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». Vogliono cogliere in fallo Gesù. Dice un detto ebraico: qualunque disputa che avviene nel nome del cielo, cioè che non è pretestuosa, sarà ricordato, ma quelle che non sono nel nome del cielo alla fine non resteranno. Ogni disputa può essere utile per la comprensione anche di un testo, naturalmente non deve degenerare, non deve portare a un dissidio. Intanto gli erodiani entrano sulla scena per fare cadere Gesù. Qui pongono una domanda che sembra semplicemente legata alla legge, infatti esordisce con la frase: è lecito? Una domanda dunque sulla giustizia, ma qui c'è sotto una questione politica. Si tratta infatti di pagare o non pagare la tassa per Cesare, cioè per Roma. Il census che tutti i cittadini adulti della Giudea, Samaria, Idumea dovevano all'imperatore a partire dal 6 d.C. come riconoscimento della sua sovranità. Era una tassa obbligatoria. Il versamento di una moneta speciale che aveva proprio l'immagine dell'imperatore e che doveva servire per riconoscere la propria sudditanza a Roma. E non dimentichiamo che nel momento in cui Gesù è a Gerusalemme, fino al 70, quando Gerusalemme non verrà distrutta, Gerusalemme, tutto Israele, si trovava a essere una provincia dell'impero romano. Anche l'immagine doveva essere una vera e propria provocazione, ma questa volta è Gesù che abilmente, come sa fare lui, chiede ai suoi interlocutori di mostrare la moneta del tributo. In questo modo, ecco, Gesù sta entrando dentro questa disputa e dovrà rispondere. Se risponderà sì, le sue parole potevano essere comprese dichiarando lecito il tributo, la tassa per Cesare, Gesù poteva essere riconosciuto come un collaborazionista che accettava l'occupazione di Roma. Se avesse detto no, invece, cioè che non si doveva pagare la tassa, sarebbero stati i romani questa volta a considerarlo un pericoloso ribelle, perché si sarebbe dichiarato apertamente contro Roma. Come risponde Gesù? Per prima cosa smaschera i propri antagonisti, perché loro pagano la tassa, in quanto hanno tra le mani una moneta che porta l'immagine proibita, secondo la Torah, di un uomo che però è Cesare. Gesù costringe dunque i suoi avversari ad esporsi, loro che obbligavano lui a farlo, e vuole vedere questa moneta, mostrando loro che dunque la loro domanda era pretestuosa. Ma in secondo luogo pronuncia una frase lapidaria di quelle che rimangono nei millenni, che è quella: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. L'obbedienza a Cesare per tutto ciò che riguarda il governo, cioè l'amministrazione civile, significa di per sé obbedire anche a Dio. Ma per tutto il resto, per tutti quegli ambiti in cui Dio ha fatto conoscere la propria volontà, cioè nella legge, si deve obbedire a Dio piuttosto che a Cesare. Perché è chiaro che Gesù invece, lui che è entrato a Gerusalemme come il Messia mite che non vuole la violenza, ha capito che ci sono due sfere, che ci sono due ambiti, ma certamente
questo rabbi di Galilea messo alla prova ci ricorda che se a Cesare deve essere dato ciò che a lui pertiene, a Dio deve essere dato ciò che lo riguarda, che è suo, cioè tutto.